Anche a Lecce sono stati simbolicamente sigillati i cancelli di alcune scuole, così come è avvenuto in altre città d'Italia. Una protesta di azione studentesca contro l'ultima forzatura politica del rientro nelle scuole a gennaio. Il dito viene puntato contro la ministra Azzolina, rea di aver lasciato gli studenti nella totale incertezza e che rientreranno nelle aule nonostante la poca sicurezza a causa della mancata organizzazione dei trasporti fino ai controlli all'ingressi. Il governo italiano pretende un rientro in classe, solo che non ha fatto nulla di concreto per garantire condizioni di sicurezza per questo rientro. Ha acquistato miliardi di inutili banchi con le rotelle, ma non ha pensato a potenziare i trasporti, non ha pensato ad inserire dei sistemi di reazione per il ricircolo dell'aria, termoscanner, tamponi rapidi a tappeto per personale scolastico e studenti. Abbiamo fatto delle proposte semplici per provare a garantire un rientro in sicurezza che sono rimaste inascoltate. Allora abbiamo deciso come azione studentesca di sigillare simbolicamente gli ingressi di alcune scuole per dire che senza sicurezza non si può tornare sui banchi.